gli altri fanno gravel, qui in basso noi facciamo palta. Ciao a tutti, benvenuti in casa Basso. Siamo qua con la nuovissima Terra, la nuova aggiunta della famiglia gravel di Basso. Il nuovo cugino della palta, il top di gamma per noi in gravel, totalmente in carbonio. Viene col nome Terra. Terra ha una soluzione molto interessante perché abbina tutti i pregi interessanti dell'alluminio e lo abbina anche con carbonio per fare un'offerta, diciamo, più democratica, disponibile per un audience ben maggiore. E porta la qualità Basso e la capacità gravel della palta ad un bacino di utente ben più grande. Il triangolo davanti del telaio completamente in alluminio, saldato, spalmato le saldature, molto carino, con delle posizioni per attaccare sia delle borse che delle borracce in diverse posizioni, per cui in tutti gli effetti è fatto per fare delle giri più lunghe e più estreme possibile, abbinando un triangolo in alluminio bello robusto, reattiva ed anche leggera, con però qualità del carbonio sia sulla forcella che sul carro posteriore in carbonio, che aiuta ad ammortizzare e rendere il terreno più comodo. La forcella in carbonio, di per sé assorbe delle vibrazioni nella sua natura delle fibre e quant'altro, anche la sua geometria particolare aiuta in questo. Da notare che l'apertura della forcella della Terra è un pochino più grande rispetto alla palta e alloggia fino a 45 mm di copertone. Parlando del carro posteriore, abbiamo un perno fra virgolette semifisso e strutture del carbonio nella sua costruzione fatte in modo tale che questo carro riesce a flettere e assorbire delle vibrazioni provenienti dal terreno. Flette in maniera verticale, però lateralmente è molto rigido, il che vale a dire che resta abbastanza reattiva e potente, insomma. Da notare anche qui davanti un passaggio completamente interno dei fili, per cui ecco, a questo punto di prezzo una chicca non di tutte le bici, una costruzione dell'attacco molto particolare, possibile di montare anche un reggisela telescopica. Insomma, è una bici molto completa, ha tanta tecnologia dentro, una cura maniacale in dettaglio, però anche nella geometria, fatto per affrontare dei percorsi molto insidiosi e durare nonostante il fatto che lo tratti fra virgolette anche male. Sul punto di prezzo è forse la parte anche più interessante, perché tutta questa tecnologia, queste performance scende ad un prezzo attorno ai 1.800 o 1.900 euro. Questo, in poche parole, è la nuova Terra.